Vicepresidente Piana, una rassegna che è olio ma non solo, prodotti della terra e del mare, possiamo dire. Assolutamente sì, ma questo è l'agroalimentare italiano, è il cosiddetto Made in Italy, un po' conosciuto, invidiato e scimmiottato in tutto il mondo. E la regione Liguria credo che a buona ragione faccia parte di questo Made in Italy. La dieta mediterranea in parte è nata qua in Liguria, quindi l'olio che oggi si celebra, Sua Maestà l'olio extravergine e tutti i prodotti derivati dall'olio, diciamo che è il condimento essenziale per tutta quella dieta mediterranea fondamentale che ha caratterizzato il nostro paese negli anni, dal pescato alle carni alla verdura. Quindi credo che oggi si celebra veramente una delle rassegne per quanto riguarda l'agroalimentare ligure più importante. Mi fa piacere che grazie al grande lavoro del sistema camerale, dei comuni, del comune di Imperia, di Regione Liguria e di tutti i soggetti giuridici che hanno preso parte alla crescita di questo evento, possa contare numeri assoluti di eccellenza, 250 e più espositori, una crescita continua negli anni, quindi questo sta a testimoniare quanto di buono è stato fatto in questi anni e ci sprona a continuare in questa direzione.